Più Melegoni che Crecco. Il tecnico Nicola Allegro taglia e debutta questa sera l'Adriatico Cornacchia contro il Cosenza e il centrocampista di proprietà dell'Atalanta è il principale indiziato alla sostituzione di José Machin, andato via negli ultimi giorni di calciomercato. Sarà l'unica novità nell'undici base visto contro il Pordenone e dunque confermato per 10 undicesimi. Non convocato uno dei volti nuovi, Manuel Pucciarelli, alle prese con un problema muscolare. Chiuso il mercato, l'attenzione torna dunque al campo. Le Grottaglie traccia la linea maestra e va oltre la partenza di Machin. L'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto vedere a Pordenone e noi abbiamo lavorato su quello e quindi vogliamo proprio ripeterci per l'atteggiamento. Ho giocato con giocatori molto più forti di Machin, no? Perché ho giocato con campioni di un certo calibro e vi posso assicurare che le vittorie più grandi le abbiamo avute quando il gruppo remava tutto dalla stessa parte e il campione emergeva. Ho anche vissuto situazioni dove i grandi campioni, pur essendo grandi campioni, non ci hanno fatto vincere nulla, è perché dietro non c'era la coesione di gruppo. Quindi io ho detto ai miei ragazzi: noi dobbiamo costruire la nostra identità, noi sappiamo chi siamo. Si affiderà alla coppia d'attacco Riviera Asensio, il tecnico del Cosenza Piero Braglia, che dopo 3 sconfitte consecutive si gioca la panchina proprio a Pescara. Beh, lui è navigato, è un mister navigato, sicuramente sta preparando la partita per portare a casa i punti, per fare bene. Loro ultimamente hanno giocato col rombo, poi hanno giocato col 3-5-2, possono fare 3-4-1-2, ma cambia poco. Rispetto, ma cambia poco. Il Pordenone pure, no? Sapevamo che era una signor squadra. Cosa è cambiato? È cambiato che il Pescara ha deciso di essere Pescara. Il Pescara ha creduto in sé, in se stesso, ha creduto in chi è. Le dinamiche deludenti del calciomercato e le dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente dal presidente Sebastiani hanno inasprito la frattura tra il massimo dirigente biancazzurro e una parte della tifoseria. Con un comunicato i Rangers invitano Sebastiani a farsi da parte e annunciano iniziative a tal proposito. Le Grottaglie fa scudo e lancia alla piazza un appello alla coesione di intenti. Noi siamo una squadra che vuole a oggi vuole stupire, vuole fare bene e abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dell'ambiente. Cioè io credo che la verità è questo, che io ti dica voglio fare bene a Pescara, aiutami. Per la mia esperienza l'ambiente rilassato, l'ambiente sereno porta alla lunga per forza di cosa più frutto.